Mussolini, questa forse no, non stavo per dire comica, ma invece è molto drammatica, perché come sapete nella prima fase, con modificazioni della legge sulla stampa, con la possibilità di sequestro ad ogni parte d'occhio, eccetera, e con vari decreti legge, praticamente ridusse i giornali nella una condizione di invisibilità. E qui, infatti, qui aggiungo una cosa: il quadro non sarebbe tuttavia completo se non si accennasse al fatto che a partire da settembre 1925 furono o sospesi o sequestrati la stampa, l'Avanti, la Voce Repubblicana, l'Unità, il Mondo, il Risorgimento, la Rivoluzione Liberale e il Corriere della Sera, per citare solo i più importanti quotidiani. Nel caso della stampa e del Corriere, anche qui per parlare solo dei casi più significativi, ciò aveva anche lo scopo di consentire il passaggio della proprietà e quindi del controllo dell'indirizzo politico editoriale a gruppi finanziari allineati al regime. Sapete quali fossero. Avendo così ridotto il numero delle testate a livello sia nazionale che locale, e avendo nel contempo perseguito con successo l'obiettivo di concentrare la proprietà delle stesse, anche con sostegni finanziari in via riservata, che nel solo 1932 ammontarono 438.000 lire, una cosa credibile per allora, quindi sostegni sotto banco, non era una novità nella politica italiana, risaliva già De Pretis. Il 10 ottobre 1928 Mussolini, presiedendo a Roma la riunione dei direttori dei 70 quotidiani del regime, trionfalmente poteva finalmente dichiarare: lascio la parola a Cavalier Benito Mussolini. Questa importante riunione dei giornalisti del regime avviene soltanto alla fine dell'anno sesto. Voi vi rendete conto che non poteva avvenire prima, perché solo da gennaio 1925, più specialmente in questi ultimi due anni, è stato affrontato e risolto quasi completamente il problema della stampa fascista. In un regime totalitario, come deve essere necessariamente un regime sorto da una rivoluzione trionfante, la stampa è un elemento di questo regime, una forza al servizio di questo regime. In un regime unitario la stampa non può essere estranea a questa unità. Ecco perché tutta la stampa italiana è fascista e deve sentirsi fiera di narrare compatta, militare compatta sotto l'insegna del vittorio. Partendo da questo incontrovertibile dato di fatto, si ha immediatamente una bussola di orientamento per quanto concerne l'attività pratica del giornalismo fascista. Ciò che è nocivo si evita e ciò che è utile al regime si fa. Ne consegue che soprattutto, e potrebbe dirsi esclusivamente in Italia, a differenza di altri paesi, il giornalismo, più che professione o mestiere, diventa missione di un'importanza grande e delicata, poiché nell'età contemporanea, dopo la scuola che istruisce le generazioni che montano, è il giornalismo che circola tra le masse e vi svolge la sua opera di informazione e di formazione. Le vecchie accuse sulla soffocazione della libertà di stampa da parte della tirannia fascista non hanno più credito alcuno. La stampa più libera al mondo è quella italiana. Allora, sentenza 148 del 1981. Con questa sentenza la Corte Costituzionale dichiarò, respinse la questione costituzionalità sollevata sul monopolio dato di diviso della RAI, che era stata contestata dai legali della Rizzoli. Qui dice
si pone il problema alla Corte Costituzionale dell'eventuale disparità di trattamento tra la stampa, il pluralismo della stampa, e invece a quell'epoca il monopolio radiotelevisivo pubblico. Tale obiezione prescinde dalla considerazione di quelli che sono i dati caratteristici del mezzo di diffusione del pensiero in esame, che per la sua notoria capacità di immediata e capillare penetrazione, faccio presente una cosa, a quest'epoca, che sono molti giovani, nel 1981, la Corte Costituzionale aveva già dichiarato l'incostituzionalità del monopolio pubblico a livello locale, qui veniva in considerazione la legittimità ancora perdurante del monopolio statale a livello nazionale, cosa che nelle righe, come vedete, la Corte Costituzionale non era aliena da poter smantellare, purché fosse stata preceduta da una seria legislazione antitrust, cosa che invece poi non è avvenuta. Allora, che dice che la Corte Costituzionale, e con ciò io termino il mio intervento. Quelli che prendono in considerazione la differenza, che ritengono che la televisione debba essere trattata come la stampa, prescindono dalla considerazione di quelli che sono i dati caratteristici del mezzo di diffusione del pensiero in esame, che per la sua notoria capacità di immediata e capillare penetrazione nell'ambito sociale attraverso la diffusione all'interno delle abitazioni, per la forza suggestiva dell'immagine unita alla parola, dispiega una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica, nonché sugli indirizzi socioculturali di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa. L'emittenza privata può essere attualmente esercitata senza le conseguenze dannose di cui si è parlata solo in ambito locale, per la oramai ivi acquisita pluralità di altri emittenti di diversi e contrastanti indirizzi, mentre largamente travalicherebbe questi limiti qualora si estendesse a tutto il territorio nazionale, ove i suoi effetti si moltiplicherebbero di intensità, finendo con l'attribuire al soggetto privato operante in regime di monopolio o di oligopolio una potenziale capacità di influenza incompatibile con le regole del sistema democratico, capacità che si risolverebbe oltretutto, come del resto è già stato sopra ricordato, proprio nella violazione di quell'articolo 21 della Costituzione che invece si invoca a sostegno della tesi favorevole all'abolizione del monopolio statale. Infatti, come è evidente, la delineata posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche o tecniche del primo, finirebbero col vedere progressivamente ridotto l'ambito di esercizio della loro libertà. Io non aggiungo altro perché credo che da questi cinque interventi voi capiate sia come la penso, sia in che guai noi adesso ci troviamo. Grazie.